E se ci resto secco? Mentre tornavo a casa, dopo la visita ad Addon, questo pensiero mi assillava. In fondo, si trattava di un interrogativo strettamente personale. Non avevo le ansie dell'uomo sposato. Sapevo che pochi avrebbero preso la mia morte come un guaio, e soprattutto per la seccatura di manifestare cordoglio. Anzi, nel rigirarmi la questione in testa, ero sorpreso. Forse anche un po' umiliato di scoprire che in pochissimi avrebbero oltrepassato ciò che è strettamente richiesto dalle buone maniere. Mentre camminavo di ritorno dalla casa di Addon a Primrose Hill, vedevo la situazione sotto una luce cruda e priva di qualsiasi attrattiva. C'erano gli amici d'infanzia e ora mi accorgevo che il nostro legame era tenuto in vita dall'abitudine di vederci, e non senza fatica, una volta ogni tanto. C'erano i rivali e gli alleati nel campo del lavoro. Ritengo di essere risultato freddo o poco espansivo con tutti. Una cosa probabilmente si trascina dietro l'altra. Però può anche darsi che la disposizione all'amicizia sia una questione fisica. Nella mia stessa vita, un tempo, mi era capitato di soffrire molto per la morte di un amico. Ma quel pomeriggio, mentre rientravo a casa, l'emotività della mia fantasia era assopita. Non riuscivo né a compiangermi né a dispiacermi per gli amici che faticavo a immaginare afflitti per la mia dipartita. Mi colpiva questo assottigliamento della mia emotività, che di sicuro aveva a che fare con il ristagno fisiologico. E i miei pensieri presero la direzione che ciò mi suggeriva. Già una volta, durante la mia bollente giovinezza, avevo avuto un'improvvisa perdita di sangue ed ero stato a un soffio dalla morte. Ora ricordai che affetti e passioni mi avevano abbandonato quella volta, lasciandomi appena una rassegnazione tranquilla, un sentore di autocommiserazione. C'erano volute parecchie settimane prima che le vecchie abitudini, i legami affettivi e tutta la complessa rete dei sentimenti che caratterizza l'uomo si riaffermassero. Pensai che il vero significato di questo torpore fosse un graduale allontanamento dal meccanismo piacere-dolore che guida l'animale umano. Nella misura in cui è possibile dimostrare qualcosa in questo mondo, mi risulta sia stato provato che le emozioni più elevate, le istanze morali, persino la delicata generosità dell'amore, si siano sviluppate a partire dai desideri e dai timori elementari dell'animale. Essi sono le briglie in cui trotta la libertà mentale dell'uomo. Ed è possibile che se l'ombra della morte ci sovrasta e la nostra possibilità d'azione si riduce, svanisca anche questo complesso insieme di impulsi ed equilibri, di simpatie e avversioni, il cui influsso reciproco ispira i nostri atti. Lasciando cosa? Il pericolo di scontrarmi con il vassoio di un garzone mi riportò improvvisamente alla realtà. Mi accorsi che stavo attraversando il ponte sopra il canale di Regent's Park, che scorre parallelo a quello del giardino zoologico. Il ragazzo in divisa blu si era girato per guardare una chiatta nera che avanzava lentamente, trainata da un cavallo bianco e scarno. Nello zoo, una bambinaia guidava tre bambini felici oltre il ponte. Il verde degli alberi brillava. La primavera, piena di speranze, non era ancora offuscata dalla polvere dell'estate. Il cielo si rifletteva chiaro e luminoso nell'acqua, rotto da lunghe onde e da tremule fasce nere al passaggio della chiatta. Tirava un venticello stimolante, ma la brezza primaverile non mi emozionava più come un tempo. Questa indifferenza dei sentimenti era forse un presagio? Sembrava strano, ma riuscivo a ragionare e a seguire una rete di suggestioni con la lucidità di sempre. O almeno così mi pareva. Una specie di calma, più che di indifferenza, si stava impossessando di me. Il presentimento della morte nascondeva una qualsiasi possibilità di sollievo? Un uomo vicino alla morte comincia istintivamente a ritrarsi dalle maglie della materia e dei sensi, ancor prima che la mano gelida si stenda su di lui? Mi sentivo stranamente isolato. Isolato senza rimpianto, dall'animazione della vita intorno a me. I bambini che giocavano al sole, guadagnando forza ed esperienza utili al mestiere di vivere. Il custode del parco,
che chiacchierava con una bambinaia, una madre che allattava, la giovane coppia che incrociai e che aveva occhi solo per se stessa, gli alberi al bordo della strada che esponevano al sole foglie nuove e supplici, la vita tra i loro rami. Avevo fatto parte anch'io di tutto questo, ma ormai ne ero quasi fuori. Dopo aver percorso un tratto del viale, mi accorsi di essere stanco e di trascinare i piedi. Faceva caldo quel pomeriggio, allora cambiai lato e andai a sedermi su una delle panche verdi allineate lungo il passeggio. Nel giro di un minuto mi appisolai e dal flusso dei miei pensieri affiorò in sogno la scena di una resurrezione. In essa ero ancora seduto sulla panca, ma già morto, appassito, essiccato, con un occhio, vedevo, becchettato dagli uccelli. «Sveglia!» gridò una voce, e all'improvviso la polvere del viale e il terriccio sotto l'erba iniziarono a sollevarsi. Non avevo mai pensato al Regent's Park come a un cimitero, e invece adesso, attraverso gli alberi, fin dove i miei occhi potevano arrivare, scorgevo una piatta distesa di tombe in subbuglio e di lapidi che si spostavano. Pareva però che qualcosa andasse storto. I morti che resuscitavano sembravano soffocare mentre si arrabattavano per uscire. Si ferivano nello sforzo. La carne rossa si staccava dalle ossa bianche. «Sveglia!» gridava una voce, ma io ero deciso a non alzarmi per non andare incontro a quei mostri. «Sveglia!» Non volevano lasciarmi in pace. «Su, si svegli!» diceva una voce arrabbiata. Un angelo londinese. Il bigliettaio mi scrollava, esigendo il mio penny. Pagai, mi si intasca il biglietto, sbadigliai, stiracchiai le gambe e, sentendomi adesso un po' meno intorpidito, mi alzai e ripresi a camminare verso Langham Place. Rapidamente mi persi di nuovo in un labirinto di pensieri sulla morte. Mentre attraversavo Marylebone Road, dove questa termina in uno slargo alla fine di Langham Place, evitai di poco le ruote di una carrozza e proseguì con il cuore in gola e una spalla dolorante. Mi veniva in mente che sarebbe stato piuttosto curioso se a forza di pensare alla mia morte dell'indomani fossi morto quel giorno. Non vi tedierò oltre con ciò che provai quel giorno e il successivo. Sapevo, con certezza sempre crescente, che sarei morto sotto l'operazione. Credo che a volte avessi la tendenza ad assumere un po' di pose di fronte a me stesso. I medici sarebbero arrivati alle 11 e io non mi alzai. Mi sembrava che non valesse la pena lavarsi e vestirsi, e anche se lessi i giornali e le lettere arrivate con la prima distribuzione, non li trovai molto interessanti. C'era un amichevole biglietto di Addison, mio vecchio compagno di scuola, che richiamava la mia attenzione su due inesattezze e un refuso nel mio ultimo libro, e un altro, di Landridge, che sfogava il suo fastidio nei confronti di Minton. Il resto erano comunicazioni d'affari. Feci colazione a letto. Il dolore al fianco pareva irradiarsi con un'intensità maggiore. Sapevo che era dolore, eppure, se mi potete capire, non lo trovavo molto doloroso. Durante la notte avevo dormito male, con la febbre e la gola secca per la sete, ma il letto del mattino mi sembrava confortevole. Avevo pensato la notte alle cose del passato. Al mattino sonnecchiai sul problema dell'immortalità. Haddon spaccò il minuto, presentandosi con una bella valigetta nera. Mowbray lo seguì subito dopo. Il loro arrivo mi mise in una certa agitazione. Cominciai a sentire un interesse più personale per i fatti in corso. Haddon spostò il tavolino ottagonale accanto al letto e, dandomi le sue spalle larghe, cominciò a tirar fuori gli attrezzi dalla valigetta. Sentivo il tintinnio leggero dell'acciaio sull'acciaio. Mi resi conto che la mia immaginazione non era poi del tutto paralizzata. «Mi farà molto male?» chiesi con aria distaccata. «Neanche un po'», rispose Haddon dall'alto delle sue spalle. «Le daremo il cloroformio. Il suo cuore è fortissimo». Mentre parlava, mi arrivò la zaffata dolciastra e pungente dell'anestetico. Mi girarono in modo che esponessi il fianco in una posizione conveniente
e quasi prima che mi rendessi conto di ciò che stava succedendo, mi somministrarono il cloroformio. Punge le narici e in un primo momento ti sembra di soffocare. Sapevo che sarei morto, che quella sarebbe stata la fine della mia coscienza. E di colpo sentii che non ero pronto a morire. Avevo la vaga sensazione di non aver fatto qualcosa. Non sapevo cosa. Che cosa non avevo fatto? Non mi veniva in mente nient'altro da fare o da desiderare nella vita. Eppure provavo quella stranissima avversione per la morte. E la sensazione fisica era quella di un'oppressione dolorosa. Naturalmente, i medici non sapevano che stavano per uccidermi. Probabilmente mi dimenai. Poi ricaddi immobile e un grande silenzio, un silenzio mostruoso e un buio impenetrabile, scesero su di me. Deve esserci stato un intervallo di incoscienza assoluta, durato secondi, minuti. Poi, con una lucidità fredda e priva d'emozione, mi resi conto che non ero morto. Ero ancora nel mio corpo. Ma tutta quella molteplicità di sensazioni che provengono dal corpo e fanno da sottofondo alle percezioni era svanita, lasciandomi del tutto libero. No, non del tutto, poiché qualcosa mi tratteneva ancora a quella povera carne nuda sul letto. Mi tratteneva, ma non abbastanza da impedirmi di sentirmi fuori, autonomo, staccato da essa. Non penso che vedessi o sentissi, ma avvertivo tutto ciò che accadeva, ed era come vedere e sentire. Haddon era curvo su di me. Mowbray era alle mie spalle. Il bisturi, un grande bisturi, mi tagliava la carne del fianco sotto le costole sporgenti. Era interessante vedermi tagliare come un pezzo di formaggio, senza sentire una fitta e senza nemmeno uno spasimo. Interessante come una partita a scacchi giocata tra due sconosciuti. Haddon aveva il volto deciso e la mano ferma. Ma con sorpresa mi accorsi, come non lo so, che la sua esperienza gli faceva nutrire seri dubbi in merito alla condotta dell'operazione. Potevo leggere anche i pensieri di Mowbray. Stava pensando che lo stile di Haddon era troppo compiaciuto. Nuove considerazioni affioravano come bollicine in un flusso di pensieri schiumanti e l'una dopo l'altra scoppiavano in un puntino luminoso della sua coscienza. Nonostante la sua indole invidiosa e l'inclinazione a denigrare, non poteva fare a meno di notare e ammirare la velocità e l'abilità di Haddon. Vidi il mio fegato a nudo. Ero perplesso di fronte alle mie condizioni. Non avevo la sensazione di essere morto. Però, in qualche modo, ero diverso che da vivo. La depressione che da un anno più pesava su di me, tingendo di grigio tutti i miei pensieri, era scomparsa. Sentivo e pensavo senza la minima tinta emotiva, adesso. Mi chiesi se, sotto il cloroformio, tutti percepissero le cose in quel modo e, superata l'esperienza, se ne dimenticassero. Sarebbe sconveniente intrufolarsi dentro i pensieri degli altri e non dimenticare. Anche se non ritenevo di essere morto, continuavo a sapere lucidamente che presto lo sarei stato. Ciò riportò la mia attenzione ai gesti di Haddon. Entrai nella sua mente e vidi il suo timore di recidere un ramo del sistema portale. I curiosi cambiamenti delle sue intenzioni mi distrassero dai particolari. Il suo intelletto era come un piccolo raggio di luce tremolante rimandato dallo specchietto del galvanometro. I suoi pensieri scorrevano sotto quel raggio come un flusso, alcuni illuminati in pieno, netti e vividi, altri in penombra, ai margini. In quel preciso istante il piccolo bagliore era saldo, ma il minimo movimento di Mowbray, il minimo rumore dall'esterno, persino una differenza impercettibile nel moto lento della carne viva che stava tagliando facevano agitare e roteare il raggio di luce. Una nuova impressione sensoriale affiorò rapida attraverso il flusso dei pensieri. Ed ecco, il raggio guizzò via in quella direzione, più rapido di un pesce spaventato. Era stupefacente pensare
che tutte le complesse azioni di Haddon dipendessero da quella cosa mutevole e incostante, ai cui movimenti la mia vita sarebbe rimasta appesa nei 5 minuti successivi. E Haddon era sempre più nervoso. Era come se la piccola immagine di una vena recisa volesse scacciare dal suo cervello un'altra immagine, quella di un taglio sbagliato. Era impaurito e il suo timore di tagliare troppo poco lottava con il timore di tagliare troppo. Poi all'improvviso, come l'acqua che rompe dagli sbarramenti di una diga, la piena violenta di una constatazione orribile fece mulinare tutti i suoi pensieri e contemporaneamente mi accorsi che la vena era stata tagliata. Haddon balzò indietro con un'esclamazione rauca e io vidi il sangue rosso bruno raccogliersi velocemente in una goccia e cominciare a scorrere via. Era impietrito. Buttò il bisturi insanguinato sul tavolino ottagonale e subito entrambi i dottori si precipitarono su di me, cercando in modo frettoloso e incauto di rimediare al disastro. «Ghiaccio!» disse Mowbray con voce ansimante. Ma sapevo di essere stato ucciso, anche se il mio corpo mi restava attaccato addosso. Non descriverò i loro sforzi tardivi di salvarmi, benché li abbia seguiti in ogni dettaglio. La mia percezione era acuta e rapida come mai in vita mia. I pensieri mi attraversavano la mente con una velocità incredibile, ma perfettamente distinti. Posso paragonare il loro lucido affollamento solo all'effetto di una dose ragionevole di oppio. Un momento ancora e tutto sarebbe finito. Sarei stato libero. Sapevo di essere immortale, ma ciò che sarebbe accaduto non lo sapevo. Presto mi sarei dissolto come lo sbuffo di fumo di una pistola in un corpo quasi immateriale, versione attenuata del mio io materiale. Mi sarei ritrovato all'improvviso nelle schiere innumerevoli dei defunti per scoprire che il mondo circostante era quella fantasmagoria che mi era sempre sembrato. Sarei capitato nel bel mezzo di una seduta spiritica, cercando di influenzare con tentativi stupidi e incomprensibili un medium cieco e sordo. Ero in uno stato di curiosità fredda, di attesa neutra. Poi mi resi conto di una spinta crescente sopra di me, come se un'immensa calamita umana mi tirasse su, fuori dal corpo. La spinta aumentava, aumentava. Sembravo un atomo conteso da forze mostruose. Per un breve e terribile istante mi tornò la sensibilità, la sensazione di cadere vertiginosamente che si ha negli incubi, ma mille volte più intensa. Quella sensazione e un orrore nero attraversarono i miei pensieri, impetuosi come un torrente. Poi i due dottori, il corpo nudo con il fianco aperto, la piccola stanza, precipitarono via sotto di me e svanirono come uno schizzo di schiuma nella marea. Ero sospeso in aria. Molto più giù c'era il West End di Londra, che si allontanava rapidamente, poiché mi sembrava che io stessi salendo velocemente verso l'alto, e nell'allontanarsi si spostava a ovest, come fosse un panorama. Scorgevo, attraverso la lieve foschia del fumo, innumerevoli tetti con i loro camini, le strade strette, punteggiate di persone e carrozze, le piccole aperture delle piazze e le guglie delle chiese, simili a spine che sporgevano dal tessuto. Ma tutto ciò girò via con la rotazione della terra sul suo asse e in pochi secondi, o così mi parve, fui sopra gli sparsi nuclei abitati dalle parti di Erling, con il piccolo Tamigi che era un filo azzurro a sud, mentre le Chiltern Hills e le North Downs si sollevavano come l'orlo di una bacinella, lontane e velate di foschia. Sfrecciai vertiginosamente verso l'alto, senza avere la minima idea di cosa significasse quel volo. Il cerchio del paesaggio sotto di me si allargava da un istante all'altro e i particolari di città e campi, monti e valli diventavano sempre più offuscati, pallidi, indistinti. Un grigio luminoso si mescolava all'azzurro dei monti e al verde dei prati, e una piccola chiazza di nubi
basse e lontane a occidente, brillava di un bianco sempre più abbagliante. In alto, a mano che il velo dell'atmosfera tra me e lo spazio si assottigliava, il cielo, che all'inizio era di un bel celeste primaverile, assumeva un colore più scuro e denso, passando attraverso tonalità intermedie, e in breve fu blu scuro come a mezzanotte, e poi nero come il cielo stellato di una notte di gelo, e infine più nero di qualsiasi nero io avessi mai visto. Prima una, poi molte, infine comparvero miriadi di stelle, tante quante nessuno ne vide mai dalla faccia della terra. L'azzurro del cielo, infatti, è il risultato della luce del sole e delle stelle che filtra nell'atmosfera e si espande, abbagliandoci. Anche nei più scuri cieli invernali c'è una luce diffusa, e se di giorno non vediamo le stelle è a causa dell'accecante radiazione solare. Ma ora io vedevo le cose, non so come, di sicuro non con occhi mortali. E quel difetto di luminosità abbagliante non mi accecava più. Il sole era incredibilmente strano e meraviglioso. Il suo corpo era un disco che risplendeva di luce bianca. Non gialla, come appare a chi vive sulla Terra, ma di un bianco livido, con striature scarlatte e urlato da una frangia di contorte lingue di fuoco rosso. E da entrambi i lati, allargate su metà del cielo e più brillanti della Via Lattea, due ali di un bianco argentato facevano somigliare il sole a uno di quei globi alati che ho visto nella scultura egizia, più che a qualsiasi altra cosa terrestre io ricordassi. Seppi che erano parte della corona solare, sebbene ne avessi visto soltanto un'illustrazione ai tempi della mia vita sulla Terra. Appena la mia attenzione tornò di nuovo sulla Terra, vidi che era precipitata lontanissimo da me. Le città non si distinguevano più dalla campagna e tutte le varie tonalità intermedie si confondevano nell'uniformità di un grigio luminoso, interrotto soltanto dal bianco brillante delle nuvole che si estendevano in soffici masse sopra l'Irlanda e l'Inghilterra occidentale. Infatti, ora riuscivo a scorgere il profilo della Francia settentrionale, l'Irlanda e tutta l'isola della Gran Bretagna, tranne quel punto in cui la Scozia scompariva oltre l'orizzonte a nord, o dove le coste erano nascoste o velate dalle nubi. Il mare era di un grigio spento, più scuro della terra, e l'intero panorama ruotava lentamente verso est. Tutto ciò accadde così velocemente che badai a me stesso quando già ero a 1000+ chilometri dalla superficie terrestre. Allora mi resi conto di non avere braccia né gambe, né membra, né organi. Non provavo né preoccupazione né dolore. Mi accorgevo che il vuoto circostante, mi ero già lasciato dietro l'atmosfera, era più freddo di quanto l'uomo possa immaginare. Ma ciò non mi preoccupava. I raggi del sole perforavano il vuoto, incapaci di fare luce o riscaldare, se non urtando la materia al loro passaggio. Io vedevo le cose con un distacco sereno, come se fossi Dio. E laggiù in basso, ogni secondo che passava, mi alzavo verso l'alto a una velocità di innumerevoli chilometri al secondo. Nel puntino più scuro che contrassegnava Londra, due dottori lottavano per ridare la vita alla povera spoglia, guasta e tagliuzzata, che avevo abbandonato. Sentii in quel momento un senso di liberazione e una serenità che non posso paragonare a nessun piacere terreno. Solo dopo aver percepito tutto ciò, mi fu chiara la spiegazione di quel volo vertiginoso. Eppure era una spiegazione così semplice e ovvia che mi stupii di non averci pensato prima. Improvvisamente ero stato tagliato fuori dalla materia. La parte materiale di me era rimasta sulla Terra. Ruotava nello spazio, trattenuta dalla forza di gravità, e partecipava alla forza d'inerzia del nostro pianeta, insieme al quale descriveva una serie di epicicli intorno al Sole. E con il Sole e altri pianeti avrebbe proseguito nella marcia attraverso lo spazio. Ma l'immateriale non ha inerzia, non subisce la forza d'attrazione della materia sulla materia. Quando si separa dal suo involucro di carne, rimane immobile nello spazio, ammesso che il concetto di spazio lo riguardi ancora. Non ero io che lasciavo la Terra, era la Terra che lasciava me.
E non la Terra soltanto, ma l'intero sistema solare. E nello spazio che mi circondava, sulla scia della Terra che proseguiva il suo viaggio, dovevano esserci innumerevoli anime invisibili. Una moltitudine di anime spogliate, come me, della parte materiale e di ogni passione individuale, ma anche delle generose emozioni dell'anima socievole, nude intelligenze generate dalla nuova meraviglia e dal nuovo pensiero, stupite della subitanea liberazione toccata loro in sorte. Mentre mi allontanavo sempre più rapidamente dallo strano sole bianco in mezzo al cielo nero e dalla terra larga e splendente sulla quale era cominciata la mia esistenza, ebbi l'impressione di ingrandirmi in modo inconcepibile, sia rispetto al mondo che avevo lasciato, sia rispetto ai momenti e alle fasi della vita umana. Vidi ben presto l'intera circonferenza della Terra, un po' gibbosa come la Luna quando è quasi piena, ma molto grande. La sagoma argentea dell'America risplendeva adesso nella luce meridiana. Là, dove, appena qualche minuto prima, mi sembrava, si era scaldata al sole la piccola Inghilterra. All'inizio, la Terra, grande e lucente, riempiva la maggior parte del cielo, ma ogni secondo rimpiccioliva, si allontanava. Mentre si rattrappiva, oltre l'orlo del disco, spuntò la rotondità della Luna, al terzo quarto. Cercai le costellazioni. Soltanto la parte dell'Ariete, che si trova dietro al Sole, e il Leone, coperto dalla Terra, erano nascosti. Riconobbi la striscia tortuosa e sfilacciata della Via Lattea, con Vega luminosissima tra la Terra e il Sole. Sirio e Orione splendevano sullo sfondo di un nero insondabile nel quarto posto di cielo. La stella polare era sopra di me e l'orsa maggiore sovrastava l'orbita terrestre. E lontani, sotto e oltre la splendente corona solare, c'erano strani raggruppamenti di stelle che non avevo mai visto in vita mia. In particolare, un gruppo a forma di pugnale che, come sapevo, era la Croce del Sud. Tutte queste stelle non erano più grandi di come apparivano sulla Terra, però anche quelle più piccole, che a volte si vedevano appena, ora brillavano nel vuoto nero come astri di prima magnitudine, mentre i mondi più grandi erano di una bellezza e di una colorazione indescrivibili. Aldebaran era una chiazza di fuoco rosso sangue. Sirio condensava in un unico punto la luce di un mondo di zaffiri. Il loro bagliore era continuo. Non scintillavano, brillavano di luce continua, con calmo splendore. Le mie sensazioni erano di una durezza e di una lucidità adamantine. Non c'era l'atmosfera che vela e ammorbidisce tutto, solo l'infinita oscurità con migliaia di granelli di luce, brillanti e penetranti. Già la piccola Terra, quando la guardai di nuovo, non appariva più grande del Sole, e mentre guardavo si restringeva, girando su se stessa, finché, nello spazio di un secondo, mi parve, si dimezzò, e proseguì allo stesso modo, rimpicciolendo. Lontano, nella direzione opposta, il puntino dalla luce rossa e ferma, non più grande della capocchia di uno spillo, era il pianeta Marte. Galleggiavo immobile, nel vuoto, e senza traccia di terrore o stupore, guardavo sprofondare lontano da me quel granellino di polvere cosmica che chiamiamo mondo. Quasi subito mi accorsi che era cambiato il mio senso del tempo e che la mia mente si muoveva non più rapida, ma infinitamente più lenta. Tra ogni singola impressione trascorreva un periodo di vari giorni. Mentre notavo questa cosa, la Luna fece un giro intorno alla Terra e avvertì anche con chiarezza il moto di Marte nella sua orbita. Inoltre, sembrava che il tempo intercorso tra un pensiero e l'altro non facesse che aumentare, finché 1000 anni furono solo un attimo nella mia percezione. Inizialmente, le costellazioni avevano brillato immobili sullo sfondo nero dello spazio sterminato, ma ora avevo l'impressione che il gruppo di stelle intorno a Ercole e allo Scorpione si contraesse, mentre Orione, Aldebaran e gli astri circostanti si sparpagliassero. Lampeggiando all'improvviso fuori dalle tenebre,
apparve una moltitudine volante di frammenti di roccia, scintillanti come corpuscoli di polvere in un raggio di sole e avvolti da un debole alone luminoso. Mi vorticarono intorno e in un batter d'occhio sparirono lontano da me. Allora vidi un punto di luce intensa che, un po' di lato rispetto alla mia rotta, si ingrandiva rapidamente. Era il pianeta Saturno che si avvicinava. Divenne sempre più grande, ingoiando il cielo alle sue spalle e nascondendo ogni secondo che passava una moltitudine di stelle. Scorsi la sua massa appiattita, roteante, la fascia di anelli e sette dei suoi piccoli satelliti. Cresceva, cresceva fino a incombere, enorme, su di me. E allora mi ritrovai in un torrente di pietre che cozzavano, di pulviscolo danzante e onde gassose. Per un attimo scorsi sopra di me come tre archi concentrici di luce lunare, la triplice, possente fascia di anelli che gettava un'ombra nera sul tumulto sottostante. Queste cose accaddero in un decimo del tempo che mi serve a raccontarle. Il pianeta passò come un lampo. Per alcuni secondi oscurò il sole, poi divenne istantaneamente una semplice macchia nera e alata che restringeva contro la luce. La Terra, madre argillosa del mio essere, era ormai invisibile. In questo modo, con sostenuta velocità e nel silenzio più profondo, il sistema solare scivolò via da me come un abito smesso, fino a quando il Sole fu un astro fra gli astri, insieme al suo corteo di macchioline planetarie, perse fra il confuso splendore della luce più lontana. Non ero più un abitante del sistema solare, mi trovavo nel cosmo, dove mi sembrava di afferrare e assimilare tutto il mondo della materia. Sempre più velocemente, le stelle si addensavano nel punto in cui Vega e Antares erano svanite in un bagliore indistinto, finché quel tratto di cielo prese l'aspetto di una massa vorticante di nebulose, mentre dinanzi a me si spalancavano squarci neri sempre più ampi e un numero sempre minore di stelle. Mi sembrava di andare verso un punto tra la cintura e la spada di Orione, e il vuoto di quel tratto si espandeva di attimo in attimo, un incredibile abisso di nulla in cui precipitavo. L'universo fuggiva veloce, sempre più veloce, diventava un turbine di particelle in viaggio verso il vuoto. Le stelle crescevano di luminosità a mano che mi avvicinavo, circondate dai pianeti che ne assorbivano la luce come fantasmi. Poi sfolgoravano e svanivano di nuovo nell'inesistenza. Deboli comete, grappoli di meteoriti, particelle ammiccanti di materia, vortici di puntini luminosi guizzavano via, alcuni a oltre 100 milioni di chilometri, altri più vicino, sfrecciando a una velocità inimmaginabile come dardi di fuoco attraverso la notte nera ed enorme. Era più che altro un turbine di polvere, di luminosità solare. Lo spazio senza stelle, il vuoto altrove in cui ero risucchiato si allargava, si estendeva, si approfondiva. Infine, un quarto del cielo fu nero e deserto, e l'universo stellare che continuava la sua corsa scomparve dietro di me come un velo luminoso che si rinchiude su se stesso. Si allontanava come una mostruosa zucca di Halloween sospinta dal vento. Avevo raggiunto le distese dello spazio assoluto. Il nero vuoto si espandeva e le schiere delle stelle parevano uno sciame di particelle fiammeggianti in fuga da me, inconcepibilmente remote. E la tenebra, il niente e l'assenza mi circondavano da ogni lato. Ben presto, il minuscolo universo della materia, la gabbia di puntini in cui avevo cominciato a esistere, si ridusse a un disco rotante e luminoso, poi a un discolo più piccolo di luce velata. In poco tempo si sarebbe ridotto a un semplice punto per scomparire, infine, completamente. Improvvisamente, la capacità di provare emozioni tornò sotto forma di un terrore irresistibile. Terrore per quella tenebrosa vastità che le parole non possono descrivere. Un'appassionata resurrezione della simpatia e del desiderio di socievolezza. C'erano altre anime nelle tenebre, invisibili a me come io lo ero a loro.
Oppure ero davvero solo, come sentivo di essere? Che io avessi cessato di esistere, passando a una condizione a metà strada fra l'essere e il non essere? L'involucro del corpo, della materia, mi era stato strappato via, e con esso le illusioni della compagnia e della sicurezza. Tutto era nero e muto. Avevo cessato di essere, ero il nulla. Non c'era niente, salvo quell'infinitesimale macchiolina di luce che rimpiccioliva nel baratro. Mi sforzai disperatamente di vedere e sentire. E per un po' non ci fu altro che infinito spazio, intollerabile tenebra, orrore e disperazione. Poi mi accorsi che intorno al punto luminoso in cui era affondato l'intero mondo della materia c'era una debole irradiazione. E in una fascia che si estendeva ai suoi lati, la tenebra non era assoluta. La fissai per secoli, o così mi parve, e dopo la lunga attesa, l'alone divenne impercettibilmente più distinto. Poi, intorno alla fascia, apparve una nube irregolare di un bruno appena accennato. Che cosa si stava rivelando? Cos'era quella strana alba rossastra nella notte interminabile dello spazio? La forma della nube era grottesca. Lungo il bordo inferiore formava quattro masse sporgenti e sopra terminava in una linea retta. Che razza di fantasma era? Ero certo di avere già visto quella figura, ma non riuscivo a ricordarmi né dove né quando. Poi, all'improvviso capii. Era una mano stretta a pugno. Ero solo nello spazio, solo con la grande mano fantasma sulla quale l'intero universo della materia riposa come un insignificante granello di polvere. Mi sembrò di guardarla per lunghi intervalli di tempo. Sull'indice brillava un anello e l'universo dal quale provenivo era soltanto un puntino luminoso sulla curva dell'anello. La cosa che la mano impugnava aveva l'aspetto di una sbarra nera. Per un'eternità fissai la mano, l'anello e la sbarra, stupito e spaventato, in attesa di ciò che sarebbe seguito. Ma sembrava che non dovesse accadere niente, che dovessi rimanere a fissare per sempre la mano e ciò che stringeva, senza capirne il significato. Forse l'intero universo era solo un riflesso luminoso su un essere più grande? Forse i nostri mondi non erano che atomi di un altro universo, che a loro volta erano gli atomi di un universo ancora diverso, e così via, in una progressione senza fine? E io? Che cosa ero? Ero veramente immateriale? In quell'incertezza, mi parve di sentire ancora una volta la presenza del corpo. Il buio abissale intorno alla mano si riempiva di impalpabili suggestioni, di forme incerte, fluttuanti. Poi, all'improvviso sentii un suono simile al rintocco di una campana, attutito dallo spessore delle tenebre, ma profondo e vibrante, con vasti abissi di silenzio tra un rintocco e l'altro. La mano pareva irrigidirsi sulla sbarra. E in alto, verso l'apice delle tenebre, un cerchio fosforescente, una sfera spettrale dalla quale provenivano quei suoni intermittenti. E all'ultimo rintocco, la mano scomparve, perché l'ora era venuta e sentii il rumore di molte acque. Ma la sbarra nera restava come una grande fascia che attraversava il cielo. Poi una voce, che sembrava raggiungere le parti più remote dello spazio, disse: «Non ci sarà più dolore». Allora una felicità e una gioia quasi intollerabili si impadronirono di me e vidi il cerchio che brillava, bianco e vivido, e la sbarra nera e lucente, e molte altre cose distinte e nette. E il cerchio era il quadrante dell'orologio. La sbarra era la ringhiera del letto. Haddon era in piedi, contro la ringhiera, con un paio di forbicine in mano. Le lancette dell'orologio sulla mensola del caminetto alle sue spalle segnavano le 12. Mowbray lavava qualcosa in una bacinella sul tavolino ottagonale e al mio fianco provavo una pressione blanda che non si poteva chiamare dolore. L'operazione non mi aveva ucciso.
e mi accorsi improvvisamente che la cupa malinconia degli ultimi 6 mesi era scomparsa dal mio animo.